Buonasera a tutti, benvenuti a Macrolibrarsi Live, un'iniziativa di macrolibrarsi.it. Io sono Marianna e questa sera abbiamo con noi come ospite Luca Mazzucchelli. Ciao Luca, benvenuto! Eccoci, oh, bentrovati! Ciao, tutto bene? Tutto bene, grazie. Do il benvenuto anche alle tante persone che si sono già collegate a questo webinar. Ciao Maria Pia, Roberta, Anna, Elena, Carla, anche questa sera siete in tantissimi e vi ringrazio per la vostra presenza. Vi ricordo una cosa sulle domande, anzi, come è strutturata la serata. Adesso presenterò Luca, poi lui farà uno speech e poi daremo spazio alle vostre domande. Di che cosa parliamo stasera? Di psicologia, di relazioni, di emozioni, di automiglioramento. Sono tutti temi molto molto caldi e solitamente le domande fioccano numerose. Se avete domande per Luca, potete iniziare a farle sin da ora utilizzando la funzione chat. Poi dopo noi le selezioniamo e cercheremo di dare risposta a tutti. Ovviamente non riusciremo a rispondere a tutte 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 le domande, ma faremo del nostro meglio per accontentare il maggior numero possibile di persone. Allora, Luca, adesso ve lo presento bene con tutti i crismi, Luca Mazzucchelli, se non lo conoscete già. Allora, Luca Mazzucchelli è psicologo e psicoterapeuta, è vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, è anche direttore della rivista Psicologia Contemporanea, edita da Giunti. Ogni giorno Luca racconta a centinaia di migliaia di persone la psicologia attraverso i suoi canali social, quindi YouTube, pagina Facebook e blog. Parliamo di psicologia. È anche stato premiato come miglior psychological coach dall'Associazione Italiana Coach, che l'ha definito una delle personalità che più influenzerà il mondo della formazione e del coaching nei prossimi anni. È anche autore di libri, il suo primo libro è Fattore 1% e stasera parliamo del suo secondo libro freschissimo di stampa, edito da Giunti, L'era del cuore. Ve lo faccio vedere. Eccolo, l'ho già visto da qualche parte. Bello. L'ho già visto da qualche parte, infatti mi sembra un volto noto. Faccio vedere che la mia copia c'ha già Grande. diverse orecchiette, tutte le pagine che mi dovrò andare a rivedere, perché il libro di Luca mi è molto piaciuto, magari poi dopo vi dirò anche perché, e mi ha già dato alcuni strumenti che ho già messo in pratica in questi giorni. E quindi sono molto contenta di essere qui con te stasera, Luca. È un piacere mio, veramente, grazie, anzi, per avermi ospitato, sono molto contento. E di sentirti dal vivo dopo averti ascoltato su YouTube. Grazie Marianna, grazie. Allora, Luca, io ti lascio la parola. Volentieri, introduco un attimo il libro, di che cosa parla e vediamo, poi ovviamente rispondiamo a tutte le vostre domande. Diciamo che sono uno psicologo, come Marianna mi ha presentato, e ho deciso però di fare un libro che è un po' una terapia al contrario. Perché questa cosa? Questo secondo me è un primo elemento abbastanza interessante e abbastanza anche poco comune. Perché? Ma diciamo che io ho avuto una vita da psicologo, che in realtà poi sono quattro vite da psicologo, come vedremo, incentrata sempre molto sull'ascolto delle persone. Per 10 anni ho fatto lo psicoterapeuta, che è una professione secondo me bellissima, a tempo pieno, per 10 anni a tempo pieno, e in questi 10 anni ad ascoltare le storie delle persone che si sono rivolte a me in cerca di un confronto, io sono cresciuto tanto. Io mi sono accorto di questa cosa, che ascoltando le storie dei miei pazienti ho avuto delle importanti comprensioni e illuminazioni sulla mia vita, sulla mia storia personale. Quindi sono sicuramente in debito con le persone che si sono rivolte a me in questi anni. Ecco, però poi mi sono reso conto anche di un'altra cosa, che più la mia carriera andava sviluppandosi e più iniziavo anche a parlare in pubblico, magari andavo a convegni oppure quando facevo dei video su YouTube, che è un'altra parte importante della mia sperimentazione in campo psicologico, mi sono reso conto che
Spesso, molto spesso, quando in pubblico io raccontavo degli aneddoti inerenti alla mia vita, la mia persona, succedeva l'effetto opposto, ovvero così come nello studio clinico io comprendevo delle cose su di me, più scavavo nel profondo nella vita di altri, allo stesso modo quando io mi aprivo come fossi stato un libro aperto davanti a una platea, chi mi ascoltava aveva delle nuove comprensioni su se stesso. Quindi per questo dico che il libro è una specie di terapia al contrario, perché lo psicologo, lo psicoterapeuta, dopo aver passato tanti anni ad ascoltare la storia dei pazienti che si sono rivolti a lui, oggi decide di fare il contrario, decide di mettersi a nudo lui e di raccontare in queste 200 rotte pagine la sua vita, che poi è la mia vita, se non si fosse capito, e, con l'idea appunto di poter fungere un po' da specchio. Io devo dire, negli anni in cui lavoravo tanto come psicoterapeuta mi sono reso conto che c'è una tecnica che in terapia si chiama la tecnica dell'autosvelamento, che funziona in questo modo: lo psicologo tendenzialmente ascolta e fa domande inerenti alla storia del paziente, ma di tanto in tanto svela una parte di sé. Svela un racconto autobiografico o un aneddoto autobiografico, e questa tecnica in terapia, se utilizzata in maniera consapevole e saggia, equilibrata, porta in effetti degli importanti fenomeni trasformativi sulla persona che è lì davanti allo psicologo. E questo, insomma, è un po', diciamo, il principio che mi ha condotto a scrivere L'era del cuore, una terapia al contrario, che è anche un po' un romanzo psicologico da un certo punto di vista, perché il libro alterna delle storie, una parte della mia storia, della mia vita, la alterna invece a dei principi di crescita personale, diciamo, che quindi e quindi sono delle pagine che da una parte riescono a accompagnarti in un viaggio come se fosse un po' un romanzo, dall'altra però ti danno anche degli elementi pratici, concreti, con anche una serie di esercizi per portare dei principi per il cambiamento all'interno della tua quotidianità. L'obiettivo del libro L'era del cuore è uno, principalmente, e è quello di portare il lettore a prendere una decisione game changing, io dico, ovvero una di quelle decisioni che sono in grado di farti prendere un bivio importante, ecco, all'interno della tua vita, di farti passare al next level, non so come dire, di farti fare un clac in più all'interno del tuo percorso di crescita. La tesi fondante, so, un po' il concetto dell'era del cuore, è che dentro di te c'è già una consapevolezza rispetto a una decisione importante che devi prendere. Ognuno di noi lo sa, in fin dei conti, che c'è un qualche cosa che dovrebbe fare, ma non lo fa. E non lo fa perché? Perché gli manca fondamentalmente il coraggio di abbandonare la via certa e nota per un qualche cosa di nuovo che lo porterà incontro invece a un panorama verso un qualcosa di nuovo, tutto da scoprire, verso un'incognita anche inquietante da un certo punto di vista. Ebbene, prima dicevo che vorrei entrare un po' più nel concreto, cercando di darvi qualche spunto su come poi si articola nel concreto il libro. Io sono uno psicologo atipico. Ho sempre avuto il bisogno di portare la psicologia verso le persone. Sono principalmente un divulgatore, un po' sono diventato un divulgatore. Perché? Perché la mia primissima esperienza professionale è quella che poi probabilmente mi ha anche segnato nel mio DNA e mi ha dato un imprinting nel modo in cui interpreto la mia professione, è stata all'interno di un campo rom. Questa è stata un po' la mia gavetta professionale, che poi è la prima delle quattro vite che racconto all'interno dell'era del cuore. E la gavetta per me è stata complessa, perché io ricordo ancora molto bene il primo giorno di lavoro, avevo delle aspettative sul lavoro di psicologo quando mi sono laureato, come se lo psicologo lavorasse principalmente in ospedale o in studio, nel suo studio clinico, e aspettasse il bisogno che si manifestava da solo in studio, no? Ovvero il paziente che capiva di aver bisogno dello psicologo, bussava alla porta e veniva a presentare la sua problematica.
In realtà, dopo che mi sono laureato, tra l'altro oggi faccio 16 anni dalla mia laurea, quindi è un evento, anche una ricorrenza interessante. Nel libro ne parlo proprio del giorno della mia laurea, perché è ovviamente simbolico e significativo per diversi motivi. Però diciamo, avevo un'idea di psicologo che è stata stravolta nel corso del tempo dall'incontro con la vita. Primissimo lavoro in un campo rom con ragazzini fino ai 12 anni, 13 anni, che hanno messo molto a dura prova la relazione tra me e loro. Mi ricordo che sputi in faccia, coltelli alla gola, parolacce, grandi messe veramente alla prova relazionali importanti. È stato un lavoro che ho tenuto per 4 anni. Io mi ricordo che guadagnavo 400 euro al mese, ma in quel contesto così pionieristico in realtà io sono diventato ricco, perché questa è una delle lezioni che mi porto dietro da questa prima vita, che è la vita appunto nel campo rom, la vita, la gavetta, la vita dello psicologo di strada, on the road a tutti gli effetti. È stata l'importanza di stare nelle emozioni invece che cercare di fuggire dalle emozioni. Qui inizia anche un po' a delinearsi, se vogliamo, una delle tematiche, delle direttrici dell'era del cuore. Il cuore rappresenta sicuramente in prima istanza quello che è il nostro mondo emotivo, ed è un mondo emotivo dal quale la realtà contemporanea tende a metterci alla larga. Le emozioni vengono classificate in positive e negative, cosa che secondo me non è vera, è troppo limitante. Non ci sono emozioni positive o negative, tutte le emozioni in realtà sono potenzialmente positive, perché le emozioni sono una parte di noi e in quanto tale vanno sempre ascoltate. Fare la lotta, combattere la paura ci impedisce di scoprire il coraggio, combattere la rabbia ci impedisce di sviluppare la grinta, combattere la tristezza ci toglie la possibilità di imparare la riflessività. Ecco, invece oggigiorno con una pillola sei un po' giù, sei un po' giù, sei un po' spaventato, ti prendi una pillola e la facciamo facile. In realtà non è così facile. Le emozioni, come cerco di raccontare nel corso del libro, sono proprio quella spinta propulsiva che ci permette di plasmare o di cercare di forgiare quantomeno la nostra realtà. Ecco, e quindi questo per dire, primo lavoro e nella mia prima vita racconto proprio la mia esperienza nei campi rom. Io ho imparato a stare nelle emozioni, che oggi è la cosa veramente più difficile, e benché io quel lavoro l'abbia anche molto odiato, devo essere sincero, perché è stata una prova di forza veramente importante e anche molto lunga, devo dire, rimango sempre molto grato all'esperienza che ho fatto nei campi rom, un po' per le cose che ho imparato, ma un po' anche per le cose che ho compreso. Cioè, io nei campi rom ho capito che se c'era un luogo dove la psicologia aveva senso di essere portata, era proprio lì, nella strada, e non era più quindi nella mia testa l'idea da perseguire quella della psicologia nello studio medico, ma era l'idea di una psicologia in movimento. E quindi lì ho iniziato un po' a sperimentare, ho iniziato un po' a fare il primo sito internet dove facevo gli articoli per il blog, per cercare di portare la psicologia verso un pubblico un po' più ampio. Poi ho iniziato a fare delle applicazioni per iPhone di tipo psicoeducativo, per cercare di sperimentare, ecco, questo binomio, come le nuove tecnologie potessero essere associate alla psicologia per avere una portata comunicativa più potente, più importante, fino ad arrivare poi gradualmente ai video su YouTube, che è un po' la seconda parte della mia vita che racconto, ovvero le sperimentazioni nel mondo digital. Sono stato il primo psicologo in Italia ad aprire un canale YouTube e soprattutto sono stato il primo a coltivarlo con costanza, con continuità. Ad oggi sul mio canale YouTube si trovano all'incirca 800-900 video completamente gratuiti, nei quali io racconto la psicologia a modo mio, e anche grazie all'aiuto di alcune guest star particolari che mi hanno accompagnato in questo percorso di portare la psicologia verso i non addetti ai lavori. Ho avuto la fortuna di poter lavorare con Sergio Castellitto, giusto per citare qualcuno, con Claudio Bisio, ecco, ho intervistato Filippo D'Averio, ho intervistato molte persone non addette, non psicologhe, sul tema della psicologia, che mi hanno aiutato appunto a sdoganare questa scienza, e poi ovviamente tutti i principali psicologi italiani
e anche internazionali. Ma questo per dire che cosa? Che dalla mia seconda vita, ovvero facendo il divulgatore, ho messo a fuoco altri elementi altrettanto importanti. Gestire gli haters, ad esempio, che è un'avventura, no? un po' stressante, un po' logorante, ma comunque devo dire capace anche questa di arricchirti, no? In senso lato. E poi ecco, ho capito soprattutto l'importanza di crederci. L'importanza di credere in un sogno. Quando io ripenso al 2012, l'anno in cui ho pubblicato il mio primo video su YouTube, le persone mi dicevano che ero uno sfigato, che lo psicologo quelle robe lì non le doveva fare. Se mi riguardo indietro e guardo in 8 anni quanto sono cambiate le cose, oggigiorno c'è un esercito di psicologi che giustamente, per fortuna, si affaccia sul mondo digital per cercare di divulgare la psicologia. E quindi quello che voglio dire, insomma, nel libro io racconto quindi queste mie 4 vite professionali. La prima è quella della gavetta, l'esperienza in campo rom. La seconda è quella da divulgatore, quindi dai primi video su YouTube fino a diventare il mental coach di X Factor, scrivere libri e dirigere riviste. E poi c'è la terza vita, che invece è proprio quella dello psicoterapeuta, nella quale mi sono immerso nel profondo delle persone che hanno deciso di fidarsi e di affidarsi a me per cercare di crescere. Che probabilmente anche questa mia terza vita, quella dello psicologo, è anche quella un po' più che mi rende un po' più una mosca bianca oggigiorno, nella quale anche io sono più grato, perché stando a tu per tu con altri esseri umani che si sono aperti, si sono mostrati nella loro vulnerabilità, io ho potuto comprendere l'importanza della relazione, dell'empatia, dell'ascolto, l'importanza dei valori, come costruire una direzione della propria vita che possa rendere anche appagati e soddisfatti gli individui. E poi c'è l'ultima vita, che invece è quella nella quale io sono un po' più acerbo, se vogliamo, perché l'ho iniziata 2-3 anni fa, che è la vita dell'imprenditore. Questo quindi per dire che cosa? Insomma, che un po' io ho cambiato strada spesso nel corso della mia professione. Sono partito facendo lo psicologo per strada, poi ho iniziato a fare un po' lo youtuber, l'influencer, alcuni dicono, io lo chiamo influ-expert, in realtà è il mio ruolo, e poi ho cercato di approfondire come ho potuto tutto l'aspetto più clinico, psicoterapeutico, e ad oggi sono un imprenditore, ho 3 aziende, diversi collaboratori, sempre però tutte aziende in ambito psicologico, che hanno come obiettivo quello di avvicinare la psicologia alle persone sotto diverse forme. Ebbene, questo per... sì. Scusa, ti interrompo un attimo, perché quando ti ho presentato avrei dovuto anche lanciare il nostro sondaggione, ma mi sono dimenticata. Ora il sondaggio è chiuso, quindi volevo annunciarlo ai nostri ascoltatori e magari commentarlo. Allora, la domanda che Luca Mazzucchelli vi aveva fatto è: ti impegni per essere ogni giorno un po' migliore del giorno prima? Non so se tu hai già visto l'esito del sondaggio. Lo vado a vedere subito, fammi vedere. No, secondo te, dimmi secondo te, percentuale. Okay. Ripetimi come sono le varie... Per essere ogni giorno un po' migliore del giorno prima, quanti sì? Allora, secondo me 70% sì. Quasi, 88% sì. Quindi è molto di più. Abbiamo un pubblico che si autovaluta bene, no? C'è da dire che una persona che ascolta un webinar di questo tipo evidentemente ha un certo interesse nell'ambito della crescita personale, e quindi è coerente col fatto che poi si adoperi in prima persona per cercare di... E quindi questo ci sta. È una domanda che ho fatto questa perché... Io proprio mi sono reso conto di questo, cioè nello sviluppo delle mie 4 vite, una delle cose che ho imparato e che approfondisco all'interno del libro è che la mia vita sarà migliore quando io sarò migliore. Non so come dire, però la mia vita matrimoniale sarà migliore non quando mia moglie capirà meglio, non so, quello che mi piace e quello che non mi piace, ma quando io sarò un marito migliore. Il rapporto con i miei figli, io ho 3 figli, il rapporto con i miei figli sarà migliore non quando i 3 bambini impareranno loro a ubbidire alle mie regole, ma quando io sarò un genitore migliore, ovvero quando io imparerò a far rispettare le regole in modo migliore, quando io imparerò a negoziare i confini in modo migliore,
quando io imparerò a parlare loro in modo migliore, il mio lavoro sarà migliore, quando io diventerò un professionista migliore. Quindi questa è una domanda che ho fatto perché mi interessava vedere appunto anche proprio come si posizionava il pubblico, perché per me è diventato quasi un mantra. Si dice che nella vita io ho alcuni braccialetti al polso, e uno di questi proprio prende una frase che in realtà poi è di Jim Rohn, che dice: se vuoi di più, diventa di più. E l'idea è proprio questa: se vuoi di più dalla vita, prima di tutto devi diventare tu di più nella vita, perché raramente noi raccogliamo dei risultati superiori a quello che è il nostro livello di sviluppo. Se vuoi una vita di coppia migliore, diventa tu un partner migliore. Se vuoi un lavoro migliore, diventa tu un professionista migliore. E questo è un po' il mantra che mi ha accompagnato nella costruzione di queste quattro vite, per ritornare un po' a quello che stavamo dicendo. E il libro fondamentalmente è questo: sono quattro racconti di quattro vite. Per ognuno di queste quattro vite, per ognuno di questi quattro racconti, io delineo quattro principi, quattro lezioni. Ecco, la parola lezione mi fa un po' brutto, perché io non mi sento guru e non mi sento di dover insegnare niente a nessuno, però sono quattro apprendimenti che io ho fatto sulla mia pelle, quindi quattro apprendimenti per ognuna delle quattro vite. In tutto il libro ti propone 16 principi per vivere una vita più appagante, più serena, più equilibrata. Più felice è una parola forse anche un po' grande. Poi la felicità sono spesso anche degli attimi, dei picchi che vanno e vengono, ma noi non è che dobbiamo per forza stare sempre sulla cresta dell'onda, no? E quindi, ecco, questo è un po' l'idea, di delineare quelli che sono 16 principi per prosperare nell'era del cuore. E allora forse vale la pena dire due cose su questo, su che cos'è l'era del cuore. E l'era del cuore è proprio una nuova epoca, una nuova era della quale noi siamo all'alba, secondo me, cioè che sta sorgendo, e anzi che l'avvento della pandemia secondo me ha velocizzato, ha reso ancora più urgente entrare con tutto noi, con tutto il corpo, nell'era del cuore. L'idea alla base del libro L'era del cuore è che ogni epoca storica ha avuto una diversa tipologia di lavoro duro. Ovvero, per lavoro duro io intendo quel tipo di attività che è capace di farti generare valore, valore non solo, non tanto in senso economico, ma proprio valore in senso lato, benessere. Agli esordi era l'era del corpo, e nell'era del corpo il lavoro duro era lo sforzo fisico, cioè riusciva a generare più valore chi aveva tanti muscoli, quindi chi era forte andava in guerra, combatteva, vinceva, e grazie a quello sforzo fisico generava valore. Oppure chi era forte e resistente riusciva ad arare il terreno anche in condizioni avverse, e grazie a quello sforzo fisico riusciva a portare a casa un importante raccolto. Bene, poi che cosa è successo? Che a un certo punto è arrivata l'era della mente, e nell'era della mente chi prosperava nell'era del corpo, cioè quelli che erano forti fisicamente, non ce la facevano più, restavano indietro, si lamentavano, non riuscivano più a mantenere i loro standard di vita di sempre, perché nell'era della mente la tipologia di lavoro duro era cambiata. Non era più il lavoro fisico, ma era il lavoro mentale. Nell'era della mente chi è che prosperava? Le persone che erano brave con le idee, con i numeri, le persone che erano brave a organizzare le idee, a metterle in mano a un team di persone capaci di metterlo a terra. Ecco, quello che io sto osservando, quello che ho osservato alla luce un po' della mia parabola professionale, che prima ho un po' delineato così a grandi linee, è questo: che il lavoro duro sta cambiando ancora. Cioè che le persone forti fisicamente e capaci di prosperare nell'era della mente adesso perdono colpi ulteriori. Perché? Perché è arrivata l'era del cuore. Nell'era del cuore il lavoro duro non è più compiere sacrifici fisici. E nell'era del cuore il lavoro duro non è neanche più compiere degli sforzi mentali, ma nell'era del cuore il lavoro duro è avere coraggio. Cioè nell'era del cuore tu devi avere il coraggio di prendere quelle decisioni di cui parlavamo anche un po' a inizio di questo webinar, ovvero quelle decisioni che tu sai che dovresti fare,
sai che dovresti prendere, ma non le prendi, le procrastini. Perché? Perché se tu ti ci metti lì un attimo a pensare, dici, dovrei fare questa cosa, però sento, al solo pensiero di dover fare questa cosa, sento qua un nodo alla gola, è un nodo emotivo, e ci vuole coraggio per entrare dentro questo nodo, scioglierlo e generare valore. Alcuni esempi di lavori duri nell'era del cuore sono, ovvero di decisioni coraggiose che bisogna prendere ma che tendiamo a procrastinare, possono essere questi. Chiamare tuo papà e dirgli che gli vuoi bene. Alzare la cornetta, telefonare a tuo papà e dirgli che gli vuoi bene. È una cosa che sai che devi fare, ma non lo fai perché ti senti in imbarazzo. Oppure andare dal collega con cui condividi la scrivania e risolvere quel nodo, quel problema che c'è tra voi due, quel problema relazionale. È una scelta coraggiosa e ci vuole uno sforzo di cuore tendenzialmente. Devi affrontare le emozioni, la paura, l'impotenza, la rabbia in alcuni casi, la tristezza. Però è soltanto facendo, mettendo a terra queste scelte coraggiose che tu riesci a recuperare quella relazione. La decisione coraggiosa di fare un nuovo investimento. Cioè, quello che io ho visto è che tutto ciò che ha di valore nella mia vita, per me, ma in generale per il mondo, deriva da scelte coraggiose che sono state fatte o dall'individuo in prima persona, da me in questo caso o da te, oppure dai nostri antenati. Se noi oggi possiamo godere la libertà è perché i nostri nonni hanno combattuto una guerra per darci la libertà, per far sì che noi potessimo vivere in un regime democratico. Ok, è un gesto coraggioso andare in guerra a fare queste cose, non so come dire, fare dei sacrifici, il nonno che fa dei sacrifici per mettere da parte tanti soldi e con coraggio poi li investe per generare un buon patrimonio e così permettere al nipote di avere, di frequentare delle scuole di livello, non so come dire, c'è sempre una scelta coraggiosa alla base delle nostre conquiste più importanti di oggigiorno. E quindi questo per dire, insomma, che cosa? Che prendere decisioni coraggiose è il nuovo lavoro duro. E io credo che il tema del coraggio sia molto collegato al tema della felicità, in fin dei conti. E il tema da una parte, e dall'altra il tema del coraggio è molto legato alla paura. Cerco di delineare questo trittico, poi finisco anche qui la mia presentazione e rispondiamo alle vostre domande. Però il tema è che prima parlavamo dell'importanza delle emozioni, di come queste emozioni tendiamo a tenerle sempre molto lontane da noi. In realtà io mi sono reso conto che la paura, ad esempio, da molti snobbata e etichettata come emozione negativa, è il primo ingrediente chimico dell'entusiasmo e quindi anche del coraggio. Quando noi nasciamo, veniamo al mondo con alcune emozioni di base. Tra queste emozioni c'è sicuramente la gioia, la tristezza, il disgusto, la sorpresa, la rabbia e la paura. Non c'è tra queste emozioni di base, non c'è il coraggio. Perché? Perché il coraggio si dice che sia un'emozione derivata. Da che cosa? Dall'emozione a esso antagonista, dalla paura. Nel concreto cosa vuol dire tutto questo? È che solo affrontando le nostre paure che noi possiamo generare coraggio. E se ci fai caso, appunto, la paura è il primo ingrediente chimico dell'entusiasmo. Cioè tutto quello che oggi mi entusiasma, una volta mi spaventava, e questo vale per me come vale per te, come vale per gli amici che ci stanno ascoltando. Tutto ciò che oggi vi entusiasma, una volta vi spaventava. A me cos'è che mi entusiasmano oggi? I miei tre figli. Ma diventare padre mi spaventava la prima volta, ma anche la seconda e anche la terza. Sarò un buon padre? Riuscirò a mantenerle i miei figli? E se con mia moglie le cose dovessero andare male? Ma se non avessi affrontato quelle paure una volta, tempo fa, oggi non avrei il grande valore aggiunto che i figli mi portano nella mia vita. Cos'è che mi entusiasma? Divulgare, fare video. Ma guarda che le prime volte mettermi davanti alla camera, come racconto nel libro, mi tremavano le mani, mi tremava la voce. Ho dovuto vedi, un gesto coraggioso. Grazie al fatto che ho avuto il coraggio di affrontare quelle emozioni nel 2012, oggi ho un'enorme ricchezza, anche qui, non solo economica, grazie a quel gesto coraggioso. E quindi il concetto è questo: se tutto ciò che oggi mi entusiasma una volta a un qualche livello mi spaventava, allora può essere anche vero che ciò che oggi mi spaventa, se ben affrontato, un domani potrebbe entusiasmarmi. Ed ecco qui il primo collegamento: la paura e il coraggio. La paura è preziosa se sai come utilizzarla, perché se la usi bene
ti genera il coraggio. Il fango per alcuni è una roba da buttare via, ma se tu sei un coltivatore di fiori di loto, vai a caccia del fango, perché sai che il fiore di loto, che è il più bello e profumato che ci sia in natura, non cresce nell'erba pulita, ma cresce nel fango. Quindi il tema che cos'è? Che anche le emozioni, come il fango, possono essere un qualcosa capace di farci fiorire e di farci riscoprire ancora più completi. E allora vedi che c'è la paura che ti dà il coraggio, e poi il coraggio che ti permette di essere felice. Perché questo è il messaggio poi anche importante del libro, che in fin dei conti la felicità è una questione di coraggio. Perché? Perché, per riprendere un po' anche gli esempi che ho fatto prima, per crescere dei figli felici ci vuole il coraggio di mettersi lì e di ribadire delle regole che loro non capiranno, o magari capiranno più avanti. Ci vuole il coraggio di andare dal vicino di casa e chiedere scusa se tuo figlio nel giardino condominiale ha fatto una roba che non doveva fare. Non voglio entrare nei dettagli, però di avere coraggio per avere un matrimonio felice, perché devi avere il coraggio di andare lì dal tuo partner stasera, guardarlo negli occhi e dirgli: tesoro, questa cosa qui non va bene, la dobbiamo affrontare per andare avanti insieme. Oppure ci vuole coraggio talvolta anche per chiudere delle relazioni sentimentali che non vanno più avanti, ma che tu sei lì incastrato dentro. Cioè, per avere un lavoro felice ci vuole il coraggio di andarsene via da quel posto lì dove tu senti che non sei valorizzato, e magari di rimetterti in piedi partendo da zero. È tutto una questione di coraggio, e il coraggio c'è, è dentro di te, è intorno a noi, è proprio lì nella paura. E quindi dobbiamo prendere quelle decisioni che ci spaventano, dobbiamo prendere quelle decisioni coraggiose, perché soltanto prendendo quelle decisioni lì che potremo far emergere il nostro vero valore aggiunto. Perché nel mondo di oggi, in fin dei conti, c'è bisogno di questo. C'è bisogno di meno tecniche, c'è bisogno di più cuore, c'è bisogno di più te. Ecco, quindi l'era del cuore parla di questo, parla di ciò che c'è dentro, di ciò che il cuore rappresenta. Il cuore rappresenta le emozioni, il cuore rappresenta i valori, il cuore rappresenta le relazioni, l'intelligenza emotiva, la capacità di ascoltare. Nella misura in cui noi riusciremo ad addentrarci nel profondo del nostro cuore, allora potremo essere protagonisti in quella che sta arrivando, nell'era che sta arrivando, che è l'era del cuore. Sono smutata. Grazie Luca. Allora, ho molto empatizzato soprattutto con l'ultima parte del tuo discorso, a parte che rido quando parli dei tuoi figli, perché anch'io ne ho tre, quindi siamo in quella combricola di pazzi scatenati e ecco, bravo. Quanti anni hanno i tuoi? Quanti anni hanno i tuoi figli, Marianna? 11, 8 e 4. Caspita, quindi siamo vicini. Io e il mio 8, 6 e 2, quindi siamo sfasati di 2, più o meno. E quindi mi fanno anche ridere gli aneddoti, perché mi ci ritrovo assolutamente, ma anche in quest'ultima parte in cui parli di paura e coraggio, perché mentre leggevo il tuo libro in questi giorni, nell'ultima settimana, dopo che sono tornata dalle ferie, mi ha cominciato a girare nella testa un'idea, una cosa che volevo fare da un po' di tempo, di prendermi 3 giorni e andare via da sola, solo per me, senza nessuno, quindi allontanarmi dalla mia famiglia e dai miei figli, per ragionare, per mettere un po' in fila le idee su un progetto che mi sta a cuore e che vorrei provare a realizzare. E io ho tanta paura nel fare questa cosa, perché sì, mi sono allontanata diverse volte dalla mia famiglia, ma era per lavoro, quindi c'era una giustificazione concreta e esterna, no? Adesso invece è una cosa mia, quindi questa cosa mi crea una grande tensione, però la voglio fare, e quindi sono qui che allora, leggendo il tuo libro e anche ascoltando il tuo speech questa sera, sono sempre più convinta di dover prenotare queste 2 notti fuori, lasciare i miei pargoli, sai, per una mamma, ma anche per un papà, sono per dire, però insomma è sempre una cosa tosta, poi lasciarne 3 può succedere di tutto. Veramente, devi lasciarli in mani che ti sentano, che ti facciano sentire il più possibile serena e tranquilla. Era mio marito, ovviamente, perché 3 a chi li lasci, nessuno te li vuole tenere, sono il tuo compagno. O li dividi, cioè non so, o li spingi, però... E quindi ti ringrazio, perché rifletterò sulle tue parole di questa sera. Allora, voglio fare rivedere il libro, anzi magari adesso Margherita ci mette la slide dell'era del cuore, intanto ve lo faccio vedere così.
È molto bello, come vi dicevo, mi ha ispirato in questi giorni, nella scorsa settimana in cui l'ho letto. Vi invito a acquistarlo su MacroLibrarsi, perché se lo acquistate ora potete andare al link macrogo.to/era del cuore, potete avere in omaggio 3 bonus oltre al libro, quindi 3 cose extra. Ci sono, aiutami anche tu Luca, l'esercizio. Esatto, l'esercizio L'era del cuore. Sono quasi 70 pagine di esercizi, perché l'idea è che nel libro, tra una storia e l'altra, enunciamo 16 principi per prosperare nell'era del cuore. L'esercizio ti permette di impratichirti su questi 16 principi, su renderli tuoi e su trasformarli in passi pratici da mettere nella tua quotidianità. Ecco, quindi questo è molto prezioso. Forse la parte più importante della lettura poi è trasformarla in pratica, ecco. Perfetto, quindi primo bonus, esercizio per mettere in pratica tutti i concetti che ci sono nel libro, che già sono pratici, quindi ci sono già diversi spunti pratici nel libro, ma qui sono ancora più approfonditi. Ah. Secondo bonus è la mappa mentale del libro. La mappa mentale è uno strumento, secondo me, importante per il ripasso, per memorizzare i concetti. Ognuno secondo me dovrebbe disegnare la propria mappa mentale, però diciamo questa mappa mentale di riferimento che noi diamo può essere un ottimo spunto, quindi è una JPEG, non so come dire, dove in un colpo d'occhio hai tutti i concetti importanti del volume, ecco. Terzo bonus è l'accesso a un video esclusivo, che è un dialogo, una chiacchierata tra te e Luca Lamesa su abitudini e cambiamento. Sul tema delle abitudini del cambiamento, perché questa cosa? Perché in base un po' al modello di cambiamento che sto mettendo a punto un po' nel corso della mia storia, si parte sempre dalla messa a fuoco dei propri valori, e nel libro dell'era del cuore ne parlo abbondantemente, il tema dei valori. Una volta che hai compreso i tuoi valori, sono due i binari che ti aiutano a produrre cambiamenti importanti. Il primo è quello delle emozioni. Stare nelle emozioni e seguire le emozioni perché loro ti mostrino una via di cambiamento, una decisione che devi prendere. E di questo ne parlo nell'era del cuore. E poi l'altro binario sono le abitudini positive, ovvero agire sul comportamento in modo da automatizzare quelle azioni che sono in grado di avvicinarti un 1% alla volta alla migliore versione di te stesso. E di questo ne parlo in maniera più estesa nel libro Fattore 1%, e il video esclusivo bonus cui tu fai riferimento è proprio un'ora di chiacchierata intorno al tema del fattore 1%. Perfetto, quindi vi ricordo l'era del cuore, se lo acquistate al link macrogo.to/era del cuore avete anche questa sera i 3 bonus da non perdere. Luca, passiamo alle domande? Vai, volentieri. Allora, adesso aspetta che mi apro qua lo Skype con le domande e vado a vedere di che cosa vogliono parlare i nostri ascoltatori. Allora, prima domanda sui figli. Ce l'hai. Allora, Francesca ti chiede come poter gestire 3 adolescenti giudicanti e una separazione in casa e sopravvivere. Mamma mia, Francesca, questa è una situazione tosta. Il lavoro dei genitori devo dire che è sempre in salita, no? Si dice piccolo, tanto c'è, cioè, per vedere una prospettiva di impegno crescente. Di peggioramento. Esatto, si dice piccoli bambini, piccoli problemi, e probabilmente questo ha senso. Guarda Francesca, allora come si può fare? Non c'è una ricetta magica e soprattutto non può dipendere tutto da te. Non può dipendere tutto da te. I tuoi figli sono grandi e quindi è anche giusto, secondo me, responsabilizzarli rispetto alle scelte che faranno. Io, in merito ai cambiamenti, alle crisi da gestire, ho imparato questo, che in ogni genere di crisi la prima cosa da fare è trovare un proprio equilibrio interiore. Cioè, io credo che ci sia una fase di egoismo sano che vada necessariamente ricercata e protetta. Ti faccio l'esempio classico solitamente a questo proposito. Quando tu prendi un aereo e l'aereo sta per decollare, le hostess dicono: in caso di emergenza arriverà davanti a te la maschera d'ossigeno, e ti dicono: prima la indossi tu
e dopo la fai indossare a bambini e altri adulti. Perché qual è la ratio di questo principio? Che se tu non stai bene con te stessa, se tu non riesci a respirare bene, rischi di mettere la maschera male anche agli altri e fate un casino peggio di tutto, no? Non so come dire. Poi è anche vero che una volta che tu hai la maschera ben salda, allora diventa un tuo dovere aiutare gli altri a indossare la maschera, anche perché essere l'unica persona che respira bene all'interno di un aereo che sta per schiantarsi al suolo non è propriamente il massimo della vita. Ecco, no, però questo per dire che cosa? Francesca, io partirei da te. Quando parlo di egoismo sano intendo proprio partire da te, dai tuoi confini, dai tuoi bisogni. Ecco, vedi, uno psicologo aiuta, secondo me, anche in questo, no? Nel mettere a fuoco quelli che sono le priorità, una scaletta di cose da fare e poi difendere un centimetro alla volta quegli spazi. È difficile, secondo me, che tu riesca a risolvere bene i casini degli altri, tra virgolette, se tu non parti da una posizione di equilibrio. Non riesco purtroppo, Francesca, a entrare più nello specifico delle indicazioni da darti, perché giustamente la tua è una domanda che rimane anche a un livello molto descrittivo e generico. Allora, Luca, Eliana ti chiede come è possibile superare la perdita di un figlio. Allora, purtroppo non si recupera, cioè purtroppo la perdita è... cioè queste, non so come dire, ci sono delle perdite, Eliana, che sovvertono le leggi della natura. C'è una legge della natura è che prima muoiono gli anziani e poi muoiono i giovani, no? E in questo genere di perdite tu invece vai contro la legge naturale delle cose, quindi sono degli eventi talmente difficili da comprendere che non riesci quasi a mentalizzarli, perché appunto sovvertono la regola, sovvertono le regole della natura. Fermo restando, Eliana, che io ho insomma, poi avendo tre figli non posso che avere un profondo senso di vicinanza rispetto alle persone che sopravvivono ai loro figli, e da un certo punto di vista mi sembra che sia anche un po' una grande ingiustizia, no? Se potessi esprimere un desiderio è quello di non dover vedere io il funerale dei miei figli, chiaramente. Io posso dire che in linea di massima, quando si parla di elaborazione del lutto, si parla di trovare un modo non per tenere lontano il dolore, ma per entrare dentro il dolore, ma in maniera più pratica e costruttiva. Si dice che il modo per uscirne fuori, Eliana, è passarci dentro. Poi c'è modo e modo di passarci dentro, non so come dire, e tu puoi passarci dentro da sola, colma di rabbia, di rimpianti, di rimorsi, e restare a mollo in questo clima emotivo, oppure puoi cercare di passarci dentro con l'aiuto di un esperto, ad esempio, o anche con una serie di altri strumenti di self-help. Per quanto il self-help non possa, ecco, nessuna soluzione comunque, Eliana, toglierà mai la componente del dolore. Questa è inevitabile, è intrinseca, è proprio dovuta al fatto che quella è una relazione molto importante per te. E quindi la scrittura può essere un metodo, ad esempio. Ci sono dei metodi in psicoterapia che si usano, che hanno a che fare con la scrittura di alcune lettere. In linea di massima bisogna elaborare un lutto. La fase di elaborazione del lutto può essere anche molto lunga, in base al tipo di lutto che uno attraversa. C'è il rischio di lutto patologico, Eliana, bisogna saperlo. Il lutto patologico è quando tu congeli il tempo e rimani lì e non volti pagina. Io ho perso quest'anno, guarda, negli ultimi 30 giorni io ho perso tre persone a me molto care. Non così tanto care, Eliana, non così tanto care. È stata una cosa pazzesca, perché io cioè in un mese tutti e tre insieme. E cos'è che mi ha aiutato? Non a non vivere il dolore, attenzione, perché ripeto, va vissuto, ma a provare a dare un senso, a provare a chiudere un cerchio. Ma allora, la prima cosa che mi ha aiutato è pensare questo, che rispetto a questi tre miei amici che sono mancati nell'ultimo mese, io mi sento più grato per averlo incontrato che deluso per averlo perduto.
Che cosa vuol dire? Che io riconosco, non è facile, però è vero. Sono più grato per aver avuto quella persona nella mia vita, seppur per un periodo di tempo troppo breve rispetto a quello che io desideravo, che dispiaciuto, cioè questo in fin dei conti è anche il vero amore, non so come dire, più grato per averlo incontrato che deluso per averlo perduto. Non si può applicare a tutte le situazioni e ribadisco, Eliana, non ho una ricetta magica per te, però questa può essere una prima coordinata. E poi soprattutto a me quello che mi ha aiutato è cercare di mettere a fuoco quelle che erano le battaglie di questi tre miei amici e cercare di farle vivere in me. Fortunatamente questi miei tre amici avevano dei valori molto molto vicini ai miei e io oggi so che porto avanti delle battaglie anche per loro che non ci sono più. Eliana, vivi il dolore ovviamente e magari rivolgiti anche a un esperto tu per tu. Allora Luca, una domanda sul rapporto di coppia. Prem Shankara vorrebbe sapere, dice, potresti darmi una spiegazione logica di libertà all'interno di un rapporto di coppia? Allora, la logica con l'amore sempre sono... sono le cose che fanno pum! Guarda, io la vedo così. Tu puoi essere dipendente dal tuo partner o puoi essere indipendente dal tuo partner. Sono due condizioni a rischio, tutte e due, perché se tu sei dipendente dal tuo partner, c'è il rischio, l'effetto collaterale è che tu scompari e ti assottigli soltanto, cioè la tua identità scompare e c'è soltanto lui e dipendi solo, e la tua felicità dipende da un altro, ok? Che non va bene, perché siamo noi che dobbiamo essere responsabili delle nostre emozioni, dei nostri stati emotivi, dei nostri affetti. Dall'altra parte, se tu sei indipendente, eccessivamente indipendente, vai incontro a un rischio differente, no? Vai incontro al rischio di non riuscire a legare dei legami duraturi. Quindi, secondo me, la libertà è questo: no, no dipendente, no indipendente, sì interdipendente, cioè che vuol dire trovare un po' la giusta via di mezzo, no? Riuscire a portare avanti la propria indipendenza, la propria autonomia, la propria identità, ma al contempo crescere, portare avanti la nostra individualità proprio grazie all'apporto dell'altro. Questo insomma in modo schematico può essere un po' una linea guida. Allora, Raffaele vorrebbe sapere che peso può avere la sfera spirituale all'interno di un percorso di crescita. Secondo me è enorme, nel libro L'era del cuore, secondo me il libro L'era del cuore è un libro che parla di spiritualità. Poi chiaramente dobbiamo metterci d'accordo, Raffaele, su qual è il significato della parola spirituale. Però per me la parola spirituale è il tema della ricerca del significato. E il significato della vita parte dai valori. L'era del cuore, il cuore è valori, no? E quindi il tema del lasciare un impatto nel mondo, il tema di migliorare gli altri, di interrogarsi sulle conseguenze a lungo termine delle tue azioni. Insomma, io tutto questo lo vedo come spirituale, no? Cioè non leggo la parola spirituale necessariamente in una declinazione religiosa, come fanno alcuni. E secondo me arriva un momento, cioè io vedo che molti si avvicinano alla crescita personale, e forse anch'io, guarda, ho fatto così, entrando dal tema delle strategie di management, di time management, di crescita, di scalabilità. Per dire, per me una delle primissime tecniche che mi ha fatto avvicinare al mondo della crescita personale era la to-do list, no? È l'elenco delle cose da fare. E funzionano, in effetti funzionano, però poi tu ti rendi conto che tutte queste tecniche hanno un boost nella misura in cui ti avvicini sempre di più al tema dell'essere, che è il tema della spiritualità, secondo me. Per fare un esempio a tema di questa cosa della to-do list, io la to-do list che cos'è, per chi non lo sapesse? È l'elenco delle cose che devi fare per ottenere determinati risultati. Quindi, se io voglio scrivere un libro, cosa devo fare? Bene, me lo chiedo, mi metto lì e scrivo. Per scrivere un libro tra 12 mesi, devo ogni giorno dedicare un'ora.
devo fare delle ricerche bibliografiche, devo tradurre dei testi dall'inglese all'italiano, devo fare un indice dettagliato, ok? Funziona? Sì, perché alla fine tu hai un elenco delle cose che se fai, allora avrai. Però a un certo punto entra il tema della spiritualità e tu non ti concentri più soltanto sul fare e sull'avere, ma ti si apre tutto il mondo dell'essere. E allora io perché ho parlato della to-do list? Perché a un certo punto io mi sono reso conto che ben più importante della to-do list c'era la to-be list. Attenzione, perché se tu ti chiedi che cosa devo fare per avere, ti vengono in mente una serie di cose belle che puoi mettere in agenda. Ma se io provassi a cambiare domanda e mi domandassi chi devo essere per avere un libro tra 12 mesi veramente, veramente bello tra le mie mani? Allora, guarda, ti vengono in mente delle cose diverse, delle cose che tu puoi fare, ma non è più un fare al servizio dell'avere, come la to-do list, ma è un fare al servizio dell'essere, perché sai che cosa posso fare per essere una persona capace di scrivere un libro migliore? Forse posso tenere un diario grazie al quale entro sempre più in contatto con le mie emozioni. Forse posso fare un ritiro spirituale per mettere meglio il mio... Per crescere come persona, in modo che poi farò un libro ancora migliore. Allora, cioè, quindi l'idea è questa. Ho fatto l'esempio di affiancare la to-do list con una to-be list per far capire questo, che non c'è, secondo me, crescita personale veramente appagante se parallelamente non ci portiamo dietro un'attenzione anche verso la nostra crescita spirituale. Allora, Paola fa una domanda un po' lunghetta, te la leggo. Mi occupo di affiancamento personale, aiutando le persone a sciogliere dubbi e nodi profondi. Finita la fase del lockdown, ho finito tutte le mie energie e idee. Sono KO. Come posso ritrovarmi e ritrovare nuove energie? È un discorso quello dell'energia che tu affronti anche nel libro. Vedo che hai studiato. Sempre sul pezzo. Oh, fischio, guarda, gente seria. Cioè, ma con i brassi, cioè, ve lo siete letti veramente? A che pagina? Vediamo se lo sai. Se questo non me lo ricordo, dai. No, cioè, no, proprio... La formula, perché mi ha fatto ridere quando ho letto la formula, perché hai un'ironia, e dice, non verrò ricordato per questa formula, però secondo me funziona. Allora, la formula è questa, è valore uguale energia per tempo, esatto. Allora, no, il tema è questo, l'energy management, c'è un capitolo dedicato proprio all'energy management, perché si parla molto di time management, ma secondo me le persone non mettono a fuoco che la vera partita non la fai tanto nella gestione del tempo, ma nella gestione delle energie, perché come Paola ci sta dicendo, cioè, se tu dedichi tanto tempo a un task, a un compito, ma sei scarica di energie, non ne cavi fuori un ragno dal buco. Mentre invece magari tu dedichi poco tempo a un compito, ma sei piena di energie, e allora vedi che riesci a fare qualcosa di buono, no? L'esempio classico, che forse riprendo anche nel libro, è tu puoi uscire a cena con tuo marito, una coppia esce a cena e stanno tutta la sera attaccati al cellulare, ognuno per i fatti suoi. Stanno insieme 4 ore, ma non c'è energia. Quindi che cos'è che esce fuori? Si portano a casa 0, tutte e due. Oppure magari una coppia si vede per mezz'ora, ma in quella mezz'ora sono lì, parlano, progettano, si amano. E tu vedi come in meno tempo, ma con più energia, il valore generato è di gran lunga maggiore. Quindi energy management, ne parliamo nel libro. Sicuramente le energie si ritrovano come? Intanto dallo stile di vita, Quindi stile di vita cosa vuol dire? Buone abitudini, dal dormire in un certo modo, dal mangiare in un certo modo, fare esercizio fisico e poi, e molto altro ancora, e poi l'altra fonte di energia sono le persone che ti circondano. Forse da un punto di vista psicologico direi forse ancora più importante, no, rispetto, poi non voglio, non è vero, non voglio mettere in secondo piano tutto l'aspetto fisico, anche perché io ci tengo tantissimo alle abitudini fisiche che mi danno tante energie. Ecco, però quello che voglio dire io è che tutte le volte che nella mia vita mi sono sentito scarico senza energie, era perché intorno a me c'erano dei vampiri emotivi, c'erano delle persone che non credevano in me, c'erano delle persone le cui energie erano negative e mi tiravano giù insieme a loro.
Quindi dobbiamo selezionare con grande cura le persone che decidiamo di fare entrare, no, nella nostra vita. Io cercherei di ragionare un po' su questi aspetti per le energie, le abitudini comportamentali che formano poi lo stile di vita e poi il contesto relazionale dentro il quale siamo immersi. Allora, Camilla vorrebbe un esempio pratico per capire meglio cosa significa stare nelle emozioni. Allora, intanto ti dico che cosa significa non stare nelle emozioni. Allora, non stare nelle emozioni significa che tu sei arrabbiato e ti fai una canna e ti bevi una boccia di vino. Quello non è stare nelle emozioni, ma quello è anestetizzarsi alle emozioni. Un'altra cosa, che un altro esempio per dirti ancora un altro modo di non stare nelle emozioni, è quando tu sei arrabbiato e d'impulso reagisci, fai la prima cosa che ti viene in testa per la mente. Quello non è un ascoltare le emozioni, non è un interrogare le emozioni, non è un comprendere le emozioni per dare loro un significato, ma è una reazione istintiva alle emozioni. Mi hai fatto male, mi arrabbio, bam, ti tiro una mazzata in testa, non so come dire. Quindi stare nelle emozioni non è sopprimerle, non è anestetizzarci alle emozioni e non è neanche reagirvi in maniera impulsiva. Stare nelle emozioni vuol dire vivere quell'emozione. Ad esempio, un buon modo per stare nelle emozioni è scrivere quello che vivi, scrivere quello che senti, ripercorrere per iscritto le cose che ti hanno portato lì, mettere su carta quelle che possono essere i tuoi pensieri sul domani, sul futuro, delle possibili vie di uscita. Stare nelle emozioni vuol dire parlarne con qualcuno di cui tu ti fidi, cioè vuol dire entrare dentro tutte queste cose. Questo vuol dire stare nelle emozioni. Allora, Marisa, Luca, a volte usando il cuore, le persone possono approfittarsi di te. Quindi come possiamo stare nel cuore ma trovare allo stesso tempo il coraggio di dire no? Allora, sì, sicuramente bisogna saper mettere dei confini. Sicuramente dobbiamo selezionare le persone alle quali permettiamo di stare intorno a noi. Detto questo, se uno si approfitta di noi, cioè non è tanto una roba che mi interessa, cioè non so come dire, perché mi sembra più un poveretto lui, no? Mi sembra un po' più, cioè mi fa quasi un po' più pena che si approfitta. Io ho diverse persone che si approfittano un po' di me, però non ci vado molto, non ci metto molta attenzione e cerco di tenere invece il focus più su di me, no? Sulla mia crescita. Io credo che chi si approfitta delle persone, in fin dei conti, cioè non merita neanche la mia attenzione se uno si approfitta di me. Il punto è che sono io che devo comprenderlo e allora dire basta, metterlo fuori, no? Non so come dire. Cioè, quindi ci deve essere sicuramente un processo di analisi per capire che effettivamente questo si sta approfittando oppure no. Dopo che lo capisco, lo metto alla porta e io cerco di non fare la gara sugli altri, non so come dire, ma di tenere la rotta sulla mia direzione di vita. Quindi tenere sempre bene a mente quelli che sono i miei valori e dove io voglio andare. Per il resto, chi si approfitta di me, io lo vedo come una persona profondamente infelice e io devo giocare per la mia felicità. Ecco, questo è un primo punto. Allora, Alfredo, se il coraggio causa dolore a un'altra persona, quindi quando le nostre azioni coraggiose che sentiamo di dover fare poi però danneggiano un'altra persona? Allora, sai, anche il chirurgo quando opera all'inizio crea una ferita. Però è necessaria, non è necessaria spesso. Allora, poi io non sto dicendo, poi chiaramente c'è coraggio e coraggio, ci sarà dolore e dolore, però se noi stiamo trattando del prendere una decisione di lasciare il mio partner perché con lui io non mi trovo più bene, allora è vero che il mio partner, che magari è ancora affezionato a me, in una prima fase ci starà molto male, ma è anche vero che gli farei un torto ben maggiore se io continuassi a stare con lui quando in realtà ho altro per la testa, perché gli sto facendo perdere del tempo. Quindi va sempre tutto molto contestualizzato e visto da vicino. Raramente, raramente le decisioni coraggiose creano dei danni a lungo termine agli altri. Non so come dire. E poi noi parliamo di decisioni coraggiose che portino valore nel mondo, no? Questo è un po' l'idea. Allora, ti leggo la domanda di Liana. Dice, ho un progetto professionale per il quale vorrei lasciare
il mio lavoro, però lei vive da sola, ha un mutuo, dice che all'inizio non saprebbe come mantenersi, ma non vuole rimanere incastrata nel suo lavoro, che comunque le toglie il tempo necessario per sviluppare il suo progetto. Deve un po' fare un salto nel buio, anche di questo parli nel libro, tu l'hai fatto tante volte, e ti chiede: che faccio? Guarda, allora Liana, ti dico quello che ho fatto io. Io all'inizio lavoravo nel campo Rom, e guadagnavo pochissimo, stavo crescendo ma non me ne accorgevo, in realtà ero frustrato. Quello che ho fatto è stato di iniziare a dedicare un'ora della mia giornata a un nuovo progetto, quindi venivo pagato 7 ore al giorno dalla cooperativa per fare quella cosa lì, ma l'ottava ora rinunciavo a quei pochi soldi che la cooperativa mi dava e lavoravo per me stesso. Quindi io sono partito con una logica dell'1% da questo punto di vista. Ogni giorno ritagli un'oretta da dedicare al tuo progetto. Quando puoi fai un po' più di un'ora, quando non puoi fai un po' meno di un'ora. E poco alla volta ti crei un'alternativa. Quando il secondo contesto è pronto, a un certo punto dovrai fare un salto. Ecco, salti nel buio così d'amblè, io non sono uno che li caldeggia, cioè quando dico che bisogna, cioè che le emozioni ci spingono a decidere, non vuol dire che dobbiamo staccare del tutto la testa, cioè io non invito a essere non ragionevole le persone, io invito a controbilanciare un po' un istinto di iperrazionalizzare le cose soppesandolo con la parte emotiva, e soprattutto invito a stare nella parte emotiva affinché si possa delineare meglio ciò che per noi è veramente importante, quelli che sono i nostri bisogni, e poco alla volta con la razionalità poi cerchi di metterli a terra. Allora, Elisa vorrebbe sapere qual è il confine tra ansia e paura. Allora, guarda Elisa, ci sono diverse descrizioni, e ognuno, insomma, io non conosco una definizione universale che metta un po' tutti quanti d'accordo. Io credo che la definizione più utile lato nostro è cercare di capire quando un'emozione come la paura o come l'ansia è amica e quando un'emozione come la paura invece è nemica. Perché in fin dei conti il termine è lo stesso e ognuno dà un po' il significato che vuole a quella parola. Però ciò che fa la differenza è l'effetto che poi a conti fatti ha su di noi. Allora, ci sono delle paure amiche che sono quelle che ti fanno performare meglio, no? Io ero ansioso prima degli esami, per intenderci, avevo paura degli orali quando facevo l'università, ma grazie a quell'ansia e grazie a quella paura arrivavo molto preparato, perché studiavo tanto prima. Da questo punto di vista per me era una paura amica che migliorava la mia performance. La paura nemica invece è quella che ti fa arrivare lì all'orale e tu, bam, hai il blocco, nonostante magari tu hai anche studiato. Allora, il punto è classificare in modo corretto quelle che sono le emozioni che noi stiamo vivendo e poi rapportarci a loro nel migliore dei modi. Ad esempio, è molto più utile occuparci delle nostre paure, è molto più utile occuparci delle nostre ansie che limitarci a preoccuparci di loro, no? Occuparsi è più utile di preoccuparsi. E molte persone si preoccupano per delle paure, delle robe nel futuro, per delle ansie che poi invece poi magari nemmeno succedono, no? Ma nella loro testa oramai se la sono già fasciata la testa prima ancora di averla rotta. Mentre invece è ciò che tu fai o non fai oggi a determinare ciò di cui poi domani potrai preoccuparti perché dovrai affrontare. Quindi insomma, io ho un approccio, se vogliamo, forse un po' meno centrato sulle sfumature terminologiche e molto più invece basato sulla concretezza del presente, no? In fin dei conti vengo da YouTube, che è un contesto nel quale l'how to, quindi il come fare a, la fa un po' da padrone, ecco, quindi questo un po'. Allora, ci sono diverse domande sulle persone tossiche. Come possiamo, tra virgolette, riconoscerle e come relazionarci con loro quando dobbiamo per forza starci in relazione, quindi magari ad esempio sul luogo di lavoro. Allora, guarda, le persone tossiche le vedi dall'effetto che hanno su di te, cioè se tu ti senti, allora io credo questo, ognuno di noi al suo interno ha un seme, ha un potenziale, no? Ha un potenziale di sviluppo e io credo che sia un nostro dovere adoperarci affinché questo seme sbocci al meglio delle sue possibilità. Non tutti credono, non tutti sono d'accordo su questa cosa. Chi crede che la crescita personale sia una boiata
non è interessato a questo argomento. Io invece sono profondamente convinto che noi tutti abbiamo il dovere di far fiorire il potenziale che è al nostro interno. Ora, il punto è che tu riesci a sfruttare al meglio il tuo potenziale nella misura in cui ti impegni, leggi, fai strategie, eccetera, eccetera, ma anche nella misura in cui ti circondi delle persone giuste, no? Allora, ci sono delle persone che ti motivano e che sottolineano i tuoi aspetti di potenziale e che ti aiutano a far emergere il tuo potenziale, e ci sono delle persone che invece ti tengono sotto il tuo potenziale, che te lo bloccano, no? Che ti mettono proprio dei blocchi al motore. Queste persone sono, secondo me, le persone tossiche. Sono quelle che non credono in te. Sono quelle che devono sempre metterti il tarlo del dubbio. Sono quelle che ti devono sminuire. Sono quelle che, in fin dei conti, cioè, con le quali, cioè, secondo me la cartina torna solo è un po' quella. Dopo che passi del tempo con quella persona lì, ti senti meglio o ti senti peggio? Perché noi dovremmo sentirci meglio. Cioè, se tu ti senti peggio con quella persona, è evidentemente una persona tossica. E non ce l'ha detto il dottore che dobbiamo tenercele vicino. Tra le altre cose, certo, ci sono dei familiari, ci sono delle situazioni particolari. In quelle situazioni ci sono delle mosse che si possono fare, è un po' complesso spiegarle in questa situazione e non lo farò, perché è un protocollo molto dettagliato e lungo, magari ci scriveremo un libro più avanti. Però sicuramente, diciamo, sicuramente la prima cosa che bisogna fare è cercare di chiarirsi, quindi affrontare queste persone. Quando uno vive in una relazione tossica, invece cerca di tenerla lontano senza mai affrontarla, no? O di cercare di mettere la testa come lo struzzo, insomma, di mettere la testa sotto il tappeto e resistere. Non va bene, vanno affrontate. Le persone tossiche vanno affrontate, bisogna spiegare loro che cosa non ci va bene e poi bisogna cercare di mediare la situazione. Alla peggio riduciamo i contatti che abbiamo con loro, se non riusciamo, tra virgolette, a convertirle, anche perché poi ci sono diversi livelli di tossicità delle persone. Ci sono delle persone tossiche, è una specie di piramide e di multilevel marketing, non so come dire. È vero, cioè, come una catena di Sant'Antonio, cioè c'è persona tossica e persona tossica, quindi non riesco a entrare troppo nel dettaglio, però diciamo che se non riesci, affrontando quella persona, a farla cambiare, a trovare un nuovo equilibrio, allora riduci il più possibile la frequentazione di quella persona. Il più possibile, cosa vuol dire? Vuol dire il più possibile. Se è uno che vedi sul lavoro, magari non lo vedi più. Se è tuo padre, riduci. E l'altra cosa che puoi fare, ricordiamoci che è vero che le persone tossiche hanno un'influenza devastante sulla nostra vita, ma è anche vero che le persone speciali e le persone stupende hanno un'altrettanta influenza incredibile sulla nostra performance, e quindi cerchiamo di controbilanciarle. Per ogni persona tossica che siamo obbligati a tenerci vicino, cerchiamo di inserire tre persone belle con cui fare i conti. E guardate, tra l'altro, le persone belle possono essere delle persone che tu conosci, che frequenti, ci esci a cena, eccetera, eccetera, oppure possono essere anche delle persone che incontri su un libro o delle persone che segui su YouTube. Cioè, sono tanti i modi. Io dico, tu sei la media delle 5 persone che frequenti di più. Ognuno di noi è la media delle 5 persone che frequenta di più. Allora, perché? Perché tu diventi quelle persone lì. Cioè, se tu vai a fare un'esperienza di vita per 12 mesi in Inghilterra, e sei circondato da persone che parlano in inglese, tu diventi le conversazioni nelle quali sei inserito. Inizia a pensare anche tu in inglese. Ma è normale, cioè, se tu frequenti persone che sono appassionate di wrestling, dopo un po' tu inizi a sviluppare un interesse per il wrestling, è troppo più facile. Ecco, quindi se tu ti circondi solo di persone tossiche, anche tu poi inizi a pensare male di tutti quanti e diventi anche tu parte di questa catena di Sant'Antonio. Se invece tu ti circondi di belle persone che hanno i tuoi stessi valori, che hanno i tuoi stessi obiettivi, queste gradualmente ti influenzeranno. E ripeto, le 5 persone che frequenti di più non sono soltanto persone fisiche, valgono anche i libri, valgono i videocorsi, valgono i podcast, vale tutto. Sono conversazioni che tu decidi di abitare. Allora, Elisa, come capisco la differenza tra devo cambiare io per migliorare la mia relazione o è arrivato il momento di chiudere quella relazione? Allora, in prima battuta devi sempre cambiare tu, secondo me. Cioè, io credo questo. Non è sempre vero, ma è più utile.
C'è un punto all'interno del libro dell'area del cuore, io parlo del concetto della causatività. Cioè noi, quando capisci, cioè, se tu capisci che quel problema in parte lo hai causato, oppure diciamo se tu capisci che hai un ruolo nel mantenimento di quella situazione problematica, allora hai anche un ruolo nella sua risoluzione. Quindi io ti dico, io ho imparato ad assumermi la responsabilità totale di come vanno le relazioni che mi circondano, di come va la relazione con mia moglie, di come va la relazione con il mio commerciale, con il mio cliente. Parto sempre dal concetto che c'è un qualche cosa di diverso che io posso fare per modificare la situazione. Non è sempre vero, perché ogni tanto probabilmente è vero che è il partner, quello tra virgolette un po' stronzetto, insomma, dire, ma non è utile, perché se noi ragioniamo nell'ottica che la colpa è dell'altro, se la colpa è dell'altro, game over. Se tu hai una qualche responsabilità, allora puoi, hai un margine di manovra. Ecco, quindi intanto chiedermi sempre questo, cosa posso fare io di diverso per cambiare questa situazione? E tenere e provare, continuare a provare a fare qualcosa di diverso. Poi è anche vero che non tutte le relazioni sono nate per andare, no, per essere sempre portate avanti per tutta la vita. Le cose come iniziano possono anche finire. Io credo che, il punto più importante in una relazione sentimentale è quello dei valori. Molto spesso le persone si scelgono in base a quelli che sono i loro interessi in comune, mentre invece la coppia dovrebbe scegliersi in base a quelli che sono i loro valori in comune. Cioè, faccio questo esempio. Uno magari può decidere, mi sposo con lei perché abbiamo un sacco di interessi in comune, ci piace viaggiare, ci piace andare a vedere il Milan a San Siro, ci piace fare la colletta alimentare. Quindi siccome abbiamo tanti interessi in comune, siamo fatti l'uno per l'altro. Secondo me è una stupidaggine questa, perché tu puoi avere in comune gli stessi interessi, ma puoi avere gli interessi in comune ma spinto da delle leve valoriali profondamente diverse. Cioè tu puoi fare la colletta alimentare perché hai il valore di aiutare gli altri, mentre invece un altro può fare la colletta alimentare perché sente il bisogno di sentirsi importante. Allora, quindi, punto che cos'è? Dovremmo imparare a scegliere i nostri partner nella vita sentimentale, ma anche nella vita lavorativa, devo dire, nella vita, un po' meno in base a quelli che sono i nostri interessi in comune e un po' più in base a quelli che sono i nostri valori in comune. Allora, secondo me, se con l'altra persona noi sentiamo di avere dei valori importanti in comune, può avere senso, no? Sicuramente, provare, recuperare, eccetera. Ma nella misura in cui ci sentiamo distanti valorialmente dall'altro, secondo me, cioè, liberi tutti, meglio, insomma, ma non facciamo perdere tempo a nessuno. Questa è un po' una delle idee sul tema. Luca, ti faccio l'ultima domanda perché sono quasi le 10, è già un'ora e mezza che chiacchieriamo, di Davide. È giusto non pensare al passato e al futuro, ma vivere solo il presente, cioè vivere il giorno come fosse l'ultimo? Vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo? Ma non lo so, no, secondo me no. Cioè, io penso molto al futuro, cioè sono giusti tutti e tre. E non credo neanche che l'uno escluda l'altro. Cioè io quando ho scritto questo libro ho pensato un sacco al mio passato e ho capito tante cose grazie al fatto che ho pensato al mio passato. Ho scavato dentro di me e sono cresciuto grazie al fatto che ho pensato al passato. E io ogni 4-5 mesi, io sono uno che programma tantissimo, io sono uno che progetta, che disegna il futuro, e io sono un patito della programmazione, ma io non è che progetto, io non pianifico però con l'idea di essere infallibile, io pianifico perché mettere a fuoco i grandi sogni mi dà un motivo per alzarmi oggi, nel presente, carico con la voglia di spaccare il mondo per forgiare la vita, per provare a darle una forma alla vita. No? Nel libro lo dico, la vita è di chi la fa, chi non la fa la subisce. E certo che per fare la vita devi stare ancorato nel presente, quindi è giusto anche vivere il presente. Ma secondo me vivere il presente non significa far finta che il passato e il futuro non ci siano. Ecco, sono tre dimensioni rispetto alle quali dobbiamo imparare a essere bilanciati nella maniera corretta. Grazie Luca, è stata una bellissima chiacchierata, mi sono divertita, sono stata bene, anche i nostri ascoltatori, perché
hanno mandato un sacco di messaggi di entusiasmo e di ringraziamento nella chat, quindi io sono contento. Veramente, sono molto contento anch'io, ringrazio anche tutte le persone che ci hanno ascoltato e insomma non è facile dare l'attenzione in questa modalità a distanza, lo sappiamo, quindi vuol dire che siete interessati e forti e quindi grazie ancora. Va bene, faccio vedere l'ultima volta il libro, L'era del cuore, vi ricordo anche il link che poi vedrete la slide che Margherita metterà, macrogo.to/l'era del cuore. Luca, presto, io spero di conoscerti dal vivo. Dai, di... speriamo, prima o poi, dai, arriverà, ritornerà prima o poi la normalità o qualcosa del genere. Qualcosa del genere, dai, vedremo a settembre con le scuole. Un abbraccio a tutti, grazie mille. Un abbraccio, ciao, grazie a tutti, buona serata e buonanotte.